Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi video tutorial dedicato al riciclo. Riciclo di abiti. Siamo nel bel mezzo dell'autunno e nel bel mezzo del cambio dell'armadio. Di solito da questi cambi armadi escono sempre fuori delle belle chicche, abiti che sono dentro il nostro armadio da 10 anni, inutilizzabili, vecchi, da buttare praticamente, e io ho deciso di riciclarli, quindi non si butta via niente, si ricicla. Questo video tutorial è molto simpatico, molto facile, è tutto di riciclo. Quindi spero che vi piaccia, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video, anche perché ultimamente nel canale pubblico un pochino di meno, ma ci sono sempre. Se volete, mi potete seguire invece su Instagram, lì ci sono tutti i giorni e vedete praticamente ogni giorno quello che faccio. E niente, direi di cominciare subito con il tutorial. Dunque, vado a prendere la mia stoffa. Quella che sto utilizzando io è una vecchia maglietta estiva, un top. E riutilizzo questo. Allora, come prima cosa vado a rimuovere i due laccetti perché mi serviranno per questo progettino, così ce li ho già e non serve che ne recupero altri. Eccolo qua. Giro la maglietta al contrario, in modo da avere le cuciture, diciamo, dalla parte interna. Utilizzando la stoffa al contrario, prendo la parte superiore della mia maglietta e la vado a legare con un filo, con uno spago. Io riutilizzo appunto quello della maglietta e faccio un bel nodo stretto in modo che non si sleghi in nessun modo. A questo punto taglio il filo in eccesso. Perfetto. Rigiro la maglietta. Adesso la vado a utilizzare dalla parte dritta. In questo modo questa parte è nascosta all'interno e lo riempio ora con dell'imbottitura. Questa imbottitura è dell'imbottitura riciclata da un vecchio cuscino, ma si può utilizzare benissimo anche del cotone, dei vecchi maglioni da buttare tutti dentro. Insomma, i modi per riempire la maglietta sono tanti. Usate quello che preferite. Mi sono spostata così riuscite a vedere bene e continuo comunque a riempire la mia maglietta. Cerco di dargli adesso una forma abbastanza tondeggiante. E poi richiudo la maglietta esattamente come avevo fatto prima, ma questa volta dalla parte opposta, quindi prima abbiamo fatto la parte del collo, adesso faccio la parte del busto. Sempre utilizzando lo spago che mi è avanzato prima, lo vado a chiudere. Nello stesso punto vado a legare anche un altro normalissimo spago di quelli di Yuta e vado questa volta a passarlo sotto questo cuscino 4, 5, 6 volte formando quelle specie di insenature che ha solitamente la zucca. Una volta terminato questo passaggio, con il filo che mi avanza, avvolgo tutto attorno a questa parte di stoffa che mi è avanzata facendolo girare attorno più volte, non nello stesso punto, ma salendo pian piano verso l'alto, finché non l'ho ricoperto completamente con lo spago. Ed ecco qua il progettino finito, secondo me è davvero molto 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 bello. Ora la mia si è già un po' sfilata perché mio figlio ha deciso di giocarci a calcio, ovviamente, ma questo qui è il risultato. A me piace davvero tantissimo e ci ho messo praticamente 5 minuti a realizzarlo, anche meno, e il risultato secondo me appunto è molto molto carino. Io lo utilizzo nel letto come cuscino, così per decorare un pochino, però
però secondo me ci sta anche molto bene in un tavolo, magari un pochino più piccole, magari con in mezzo, non so, un po' di foglie, un po' di castagne, insomma, un piccolo centro tavolo da mettere sul tavolino del salotto, ovviamente dimensioni un po' più piccole. E niente, a questo punto ditemi cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace, come la usereste, come la modifichereste, non mi ricordo cosa stavo dicendo. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto, dell'idea di riutilizzare, riciclare vecchi vestiti che non potrebbero avere nessun altro utilizzo se non quello di essere buttati. Ovviamente prima di riciclare i vestiti io li regalo più che posso, veramente. Vi ricordo di seguirmi su Instagram se mi volete vedere tutti i giorni, lì ci sono sempre. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e ovviamente lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. Condividetelo e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!